picchiata, sequestrata e violentata. Una donna di 30 anni ha trovato il coraggio di denunciare il compagno dopo 4 anni d'inferno. L'uomo, un 43enne, è stato arrestato dalla polizia municipale. Boom di richieste di aiuto al telefono rosa. Via Roma, più controlli e stop agli affitti in nero, lo ha stabilito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che si è riunito stamattina in prefettura dopo gli ultimi episodi di sangue nella zona. Pattuglie incrementate soprattutto dalle 19 all'1 di notte. Rapina in banca Castelvetro, due banditi entrano al credito cooperativo di via Cremona intorno alle 15 con il volto parzialmente coperto e portano via 500 euro. Problemi di sicurezza in prefettura, l'ex provveditorato ha traslocato dai locali di Borgo Faxal a quelli di un'ala dell'edificio di via San Giovanni, ma all'ingresso principale c'è la vigilanza che deve controllare chiunque entri. Tifosi del Copra Ardeglia in polemica, la squadra di pallavolo maschile ieri sera al Palabanca ha battuto il Verona, ma è stato contestato l'amministratore delegato della società Ruggeri. Domani speciale di libertà dedicato a Normeccanica Rebecchi Volley.